Sto cornuto, Jacco bastardo. Ti ha fatto male, venticello? No, no, è stato un carcio regolare, l'immortacci sua. Tu hai fatto i passi di campo, io squalifico la squadra. Tu squalifichi Lucero. E ricordatevi, chi fa male al mio ragazzo, ci do tanti calzettoni a due finché non diventano dispari. Tu non giocarci con questi brutaloni, tu sei un'anima gentile. No, sì, sì, io so tutto casa e chiesa e voglio rimanere casta e puro senza sposarmi mai. Come sarebbe a dire senza sposarti mai? A meno che non trovo l'uomo dei miei sogni. Ma l'hai già trovato. Sai che facciamo? Ci facciamo trasferire al penitenziario di Porto Azzurro e ci facciamo fare una bella cella matrimoniale. Davvero? Una cella matrimoniale? Per noi due? Sì. Così dopo 25 anni ci paghiamo il mutuo e la cella è nostra. Sì. Oddio, che piacere. Oh, io te devo far uscire da qui. L'assassino sta a controllare ogni movimento. Ha già ammazzato Ambrogi. Quando quello mi stava per dar nome suo, qua c'è un'esca, per dargli l'occasione dei colpi ancora, capito? Se noi stiamo in campana, lo becchiamo. E quell'esca non puoi essere che te. Basta spargere la voce che eri sotto al letto, che l'hai visto, e lo puoi riconosci. Che io dovrebbe fare da esca? No, 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 io a sto prezzo preferisco stare in galera e a mettere su famiglia con Bartolo il Monzese. È un bravo giovanotto e un buon lavoratore. La 26. Tu fai quello che te dico io, d'accordo? Ma non c'è tempo da perdere, mio figlio sta per nasce, hai capito? Mo vai in cella e te mangi un pezzo di sapone. Venticello, ha scritto la tua mammetta, acconsente al nostro matrimonio. Ah sì? Sì, leggi. Greggio Bartolo Monzese. Ricevette oggi stesso medesima pregiata sua in data odierna e rimanette molto commossa. Morto. Morto, molto! Ah, molto commossa, come spero anche di voi e mio figlio Franco, il quale voglio molto bene. Datosi la vostra richiesta, so contenta che si sistema e mette su famiglia. Per cui vi mando la mia benedizione col desiderio di tanti nipotini. Vostra affezionatissima suocera Claudia Marchetti. Vedo Amoriconi, Proietti e Bartorelli. Hai sentito? Ho sentito, sì, voi nipotini. Beh, che c'è di strano, li adottiamo. Sai che facciamo? Oggi parliamo con Don Murialdo, quello che ammazzava i fedeli con le ostie avvelenate. E poi ci facciamo sposare, eh? Anche lui è qui a San Vittore. Ah, pure lui sta qui? Sono molto contento. Sì, eh? Ci facciamo sposare. E stanotte... Mamma mia! Oddio, che dolore! Pare che già mi sento incinta!